prima abbiamo visto Piero Angela, però tu puoi fare il maestro Manzi, il mio maestro, come sono cresciuto tra come divulgatori, visto la mia età, insomma, per diffondere. Vuoi stare in piedi? Non vuoi? Sto in piedi. Dopo, ok. Facciamo che segui, eh? Facciamo che segui. Sì. Dobbiamo implementare le vendite, quindi. Prima abbiamo avuto la discussione, ho presentato una sedia che poi non la produce neanche più. Comunque, uno si dovevo parlare, poi ci si sdraia completamente, poi preferisco i piedi, grazie, oppure una sedia tipo questa. Più soffre. Ma se non sono un gigante, se mi siedo magari non vedo tutti, quindi forse meglio. Perfetto. Allora, chiedevo al maestro Manzi, ma intanto ci vuole stare nei tempi, il tempo che abbiamo. Siamo perfetti. 8 ore di slide. No. Allora, intanto, beh, grazie, Alessandro Grofalo è qua, ed è un fisico, tra virgolette fallito, perché ormai non lo faccio più, l'ho fatto tutt'altro, mi occupo di innovazione comunque, e ho la fortuna di avere tanti amici e con cui ho potuto lavorare. Uno di questi è qua, quindi Maurizio Roma, innanzi ti ringrazio della disponibilità, è un personaggio schivo, nel senso che è difficile trovarlo in pubblico, ma siamo amici e quindi volevo fare proprio questo regalo anche a questa azienda, diciamo, che amo, perché è un personaggio, qui siamo, parliamo, anche se ci sono giornalisti, è lo stesso, parliamo chiaramente, senza segreti, è un po' particolare. Ha attraversato delle aziende, diciamo che sei speciale, secondo me, perché diciamo, ha attraversato alcune aziende, e cominciamo con la prima domanda. Quindi è partito in Aprilia, da cui era progettista e anzi forse motociclista prima, appassionato, diciamo, che pilota, per diventarne il direttore generale. È il padre dello Scarabeo e di tante altre cose, è lì che ci siamo conosciuti. Poi è passato in Benetton, tanto così per ricordare assieme, importante Sport System. Poi in Beretta, quindi diventando poi il direttore operativo e direttore generale di questa azienda. Non sarà. Poi siamo andati, se possiamo, perché poi ogni tanto mi ha portato dietro. Il periodo che io, diciamo, emotivamente ricordo, diciamo, meglio è quello della Technogym, di cui è diventato direttore generale, diciamo, e amministratore, è il papà della Kinesis e di tante altre macchine. Poi gli piaceva un po' il mare, quindi ha deciso di andare negli yacht di un certo tipo, quindi Ferretti. E poi è tornato alla moto perché gli piace molto, è fatto con Corradino un periodo in Piaggio, in cui è stato anche direttore operativo. E adesso si sta divertendo, diciamo, in due, diciamo, in un'azienda in particolare, un passaggio in Safilo e poi in Alpine Star Serie Italia, dove adesso è nel CDA di tutte queste due aziende. Allora, è una storia importante perché è una storia che poi ha a che fare con gli imprenditori. Lui è un manager, io l'ho sempre detto, lui magari mi dà fastidio quando lo dico, ma insomma è uno dei migliori manager in senso assoluto che io conosca del panorama, diciamo, italiano, e non so, stai, non ascoltare. Stai attento, no? Che qui in Veneto si chiama manager. Perché è molto concreto, diciamo, come avete capito. Allora, partiamo, è un piccolo percorso dove abbiamo riassunto anche con qualche piccola slide, magari non le faremo tutte, e in modo, diciamo, spontaneo, diciamo, e sano, domande di come si vive in certe aziende. Allora, la prima è anche un po' divertente, io ti ho chiesto una riflessione, ti dico i marchi uno alla volta, e lavorare in un'azienda è un po' come lavorare in un'orchestra. Lavorare in un'orchestra o classica, sinfonica, ma anche jazz, perché sono due modalità diverse di cui analizzeremo. Allora, su questi percorsi partiamo dalla prima. Stare in Aprilia cos'era? Un'orchestra jazz, dove ognuno faceva quello che voleva, però sempre con il risultato finale bene in testa. Prima era vice campionato del mondo e poi fare le migliori moto che c'erano, le migliori moto rispetto alla concorrenza di vari segmenti. Erano passati. Erano le parole della Francia indipendente, dove uno si muoveva, ognuno, non c'era il capo che decideva tutto, ma c'erano tanti progettini che ognuno faceva le sue scelte per far sì che il prodotto fosse. L'esperienza Benetton musicalmente invece è come la Soci? Era già un'orchestra più, un po' più strutturata, Benetton, perché le dimensioni molto più grandi, e comunque un'orchestra classica, con il maestro d'orchestra, Silvano Storelli. Poi facciamo una piccola considerazione. Beretta? Classica con molte viole, violini, molto... Molti solisti? Sì, sì, non è una classica comunque. Però orchestra classica. Andiamo in Technogym, che è stata quella dove sono più legato sostanzialmente. Com'è stata? Bella. Cioè, comunque,
un'orchestra? Un'orchestra molto ben strutturata, col maestro d'orchestra che ogni tanto scendeva dal podio lì dal piedistallo e si metteva anche lui a suonare uno strumento. Vero, vero, confermo. Questa frase nasconde molte cose che poi voi sapete leggere. Ferretti? L'orchestra jazz dove i vari responsabili dei vari Ferretti era un gruppo, quindi erano tante aziende, quindi online, multicraft, eccetera. Per cui lì ognuno si muoveva sempre con lo scopo di raggiungere certi risultati, ma in modo indipendente. Poi passiamo al periodo Piaggio. L'orchestra classica, maestro orchestra, Corallino, due giorni alla settimana ad ascoltare il maestro per decidere le strategie. Anche qua si legge veramente qualcos'altro. Andiamo su jazz. Sì, Saffilo. Un misto delle due orchestre, in qualche momento era un'orchestra jazz, in qualche momento per strutturare. E chiudiamo adesso dove sei ora nel CDA di Alpine Star. Jazz. Allora, perché mi piaceva, sì, chiaro, non è una domanda. Anche qui col maestro d'orchestra che, certo, non scende ogni tanto dal palco a suonare qualche strumento, ma sta giù dal palco a suonare gli strumenti, ogni tanto sale se qualcuno non chiama. Mi auguro che il giornalista voglia dal lavoro queste cose. Allora, dove volevo arrivare? Quando poi si parla di jazz, sembra, come c'è la parola improvvisazione, la parola artigianale, no? Sembrano parole negative, no? E è un lavoro che si improvvisa. Sì, è stato fatto artigianalmente. In realtà sono due aggettivi fantastici, perché l'improvvisazione nel jazz, io sono un amante del jazz e sponsor da 20 anni, da 22 anni di un festival jazz, e quindi conosco molti jazzisti. Essere improvvisatore del jazz vuol dire come minimo avere un bagaglio, diciamo, di 1000 repertori pronti, minimo 1000 standard da conoscere. Quindi smontiamo la leggenda metropolitana che l'improvvisazione è così, è fare le cose come vengono, no? La puoi fare se c'è una competenza pazzesca. E il jazz, ecco la differenza tra l'orchestra, ecco perché mi piaceva sentire questa sua interpretazione di come vedeva queste orchestre. Oggi, si parlava anche un po' prima, la complessità delle variabili e la difficoltà del mercato orienta molto al jazz, quindi avere forti competenze a tutti i livelli, ma grandissima capacità di job rotation, eccetera, sono i classici discorsi. Siamo di orchestra, procedure molto organizzazione molto rigide, oggi non si adattano più alla velocità. Allora, partiamo con la nostra... Rigidi sui risultati, sì. Flessibili sulle soluzioni. Ecco, questa è già una pillola da portarsi a casa. La rigidità sui risultati. Allora, partiamo con il nostro piccolo percorso, che sono alcune domande, sono alcune sue considerazioni, però, diciamo, oppure. Allora, lui ha iniziato in realtà come sportivo, diciamo come pilota, ma lo è sempre stato sportivo, io lo conosco ovviamente da più di 20 anni, anzi quasi 30, diciamo, ci conosciamo, ma il modo in cui tu hai fatto sport non è proprio normale, cioè nel senso che è molto, diciamo c'è molto allenamento. Quindi la prima domanda era: come hai approcciato oggi il ciclismo dopo il motociclismo? Perché racconta, cioè, cosa fa lui, forse abbiamo anche una diapositiva. Beh, io non sono del pubertiano, basta partecipare. Se partecipa per vincere, poi non sempre ci riesci, però è fondamentale, questo che ti allena anche mentalmente, anche per l'azienda, di non volare mai, di non accettare certi limiti, che con l'allenamento, con la raccogliendo informazioni da altri preparatori, guardando quello che fanno gli altri, ti migliora continuamente, e l'obiettivo è quello di arrivare. Però qualcosa hai vinto nel ciclismo? Ho vinto 9 volte nella maratona dei Dolomiti, quella che fanno la mia categoria, ma la mia categoria è facile, perché è sempre più facile, nel senso che quelli della mia età sono vecchi, ma non è più questo. Questa è la consolazione, gli altri sono belli. Io sì, è una gara dove mi ricordo, c'è un altro mio amico che ci partecipa, c'è anche Peter Thun, anche Norbert Niederhoff, ci sono bei personaggi che fanno questa gara, però tu hai iniziato dopo lui, però capito lo stile.
io sono un po' caffoncello su queste cose qui, queste stupidaggini queste, ma sullo sport, su queste cose. Però c'è una sua logica perché tu lo fai. Tu hai iniziato con l'alpinismo, perché? L'alpinismo dopo un periodo di 6-7 anni, dopo un periodo di totale inattività, totalmente focalizzato sull'azienda, dove invece il campionato del mondo, quindi siamo 30 ore al giorno del tempo. Poi una volta sono andato a passeggiare con mio fratello, io ero un alpinista abbastanza conosciuto che apriva via, cioè, e così mi sono appassionato, sono andato su Schwarzenstein, Sassonello, e mi sono appassionato e da lì ho cominciato. È stato poi via fino a, nel 98 ho fatto il Vascheran, poi cioè non è che è una collina dei Colli Albani, no, era, facevano, si faceva prima alpinismo, poi cominciava con le tendiniti con l'età e quindi cominciava l'alpinismo quello un po' più estremo, ho fatto dei 6.000, dei 7.000, dei 7.5, l'ultimo è stato il Vascheran, ma quando era in Brenta quel tempo. Mi ricordo che il cavaliere Gustavo, ecco, era detto, esatto. Presidente della Roma, quando arrivavo in azienda, tutti i weekend, quell'anno lì andavo fanno 4.000 sulle Alpi. Romano, non è possibile che noi lunedì non sappiamo mai se abbiamo a dire generale. Sport. Poi dopo lo Scrani, invece, quando sono andati vicino a Scrani, poi sono sceso, c'è stato 6-7 giorni di blackout totale, perché non c'erano, non avevo il cellulare a quel tempo. C'erano i satellitari, siamo andati giù senza, ho chiamato mia moglie dove ce l'ho fatta, sono andato vicino e l'ho sentita contenta, ma un pianto di liberazione, perché insomma ogni tanto quando ci nasce il penna fa ste robe. Allora ho detto no, non è giusto, fa soffrire troppo, vista con te, i figli e tutto, allora ho detto sport, e sono passato vicino. Ecco, perché io gli faccio queste domande perché capite, non è che fa lo sport come insomma me, cioè che io faccio solo sport alimentari, gastronomici, insomma esercito le braccia per portare il cibo alla bocca, è uno sport di cui sono bravo pesando 100 kg, tu lo fai veramente con determinazione e quindi tutto quello che riguarda il mondo del lavoro di squadra. Scusa, a me piace mangiare. Sì, però è una differenza abissale. O io non digerisco. Da qualche anno ho cominciato a fare quelli da 1500-2000 km non stop e quelli sono 30-40 mila calorie. Per me te la cavi la soddisfazione, e non puoi tu. Ok, quindi 1-0, 2-0, andiamo avanti, palla al centro. Allora, come intendi tu l'organizzazione e il lavoro all'interno di una squadra? Ne hai avute tante. L'obiettivo di oggi è qualche consiglio, un po' di diciamo, raccomandazioni e qualche aneddoto. Un po' l'ho già detto prima, è fondamentale, comunque io ho una regola abbastanza tra le mie regole, c'era solo una, che è quella di reggere all'interno dell'onestà, del comportamento leale e onesto, essere quel che conta sono i risultati. Poi se siete liberi sulle procedure, sulle regole aziendali, perché le regole sono sempre state fatte prima e se il risultato cambia, le regole, poi che certe regole non le fanno quelli che lavorano in quel momento, ma le fa il responsabile personale, magari sono state fatte per certe necessità che c'erano in passato, con la necessità che c'è oggi, quindi bisogna essere flessibile, bisogna avere sempre i risultati molto chiari, dagli utili dell'azienda, all'immagine dell'azienda, obiettivi sociali dell'azienda, si fa la scomposizione e ognuno ha i propri risultati da portare. E cercando di non, e sono ufficiali anche i risultati degli altri collaboratori, cercando di non danneggiare gli altri, deve fare tutto quello che serve per portare i risultati. Ci sono le procedure, ci sono le regole, ad esempio le regole per la legge fiscale che bisogna rispettarle, però all'interno, se una regola non ti impedisce di ottenere certi risultati, devi non rispettarla. Mi ricordo che quando una domanda me l'ha fatta Alessandri, quando mi ha presentato a tutti i quadri dirigenti della Tecnici quando sono arrivato lì, ha detto io non ho mai lasciato a casa nessuno perché non ha portato i risultati, perché non ce l'ha fatta, ma li ho lasciati a casa, ma ho lasciato a casa, sono abbastanza scontrato quando non ha portato i risultati perché hanno dovuto rispettare le regole dell'azienda, cioè se mi portano quelli come chi ti obbliga? Sì, flessibile, cioè, se c'è una regola o combatti o non la rispetti oppure la fai cambiare, ma anche se una regola ti porta dentro il fosso, tu devi andare dentro il fosso. Oggi col mondo che cambia così, ce ne sono sempre sfidanti, concorrenti nuovi,
diciamo, neanche le regole siano molto flessibili. Ecco, su questo è il preparato del slide. Rigidità sui risultati. Su questo è il preparato del slide, magari facciamo un commento, diciamo, veloce. L'approccio tradizionale, le azioni di oggi determinano i risultati in futuro, quindi si migliora sempre l'organizzazione, organigrammi, tutto perfetto. In realtà l'approccio che uso io è una gestione guidata dei risultati, risultati del management, è i risultati, sono i risultati che vogliamo ottenere in futuro che determinano le azioni di oggi. Vedi dove devi andare e poi definisci per dopo. Questo significa che le soluzioni che abbiamo dato sono determinate ai risultati che vogliamo raggiungere e non viceversa. Quindi prima si definiscono i risultati e dopo le azioni per raggiungerli. Questo qui genera anche un altro vantaggio, che genera anche un po' di sfida, perché se tu migliori quello che sai fare e quello che sai fare non è sufficiente, non ti fa cambiare competitivo, lo dice cambiare di nuovo come pilota, poi come tecnico, poi come tecnico non c'erano i soldi, era su Honda, su Suzuki, Yamaha, che erano mille volte più grandi di noi, come fai ad andare a combattere contro quelli? Allora diciamo come direttore, sono andato a fare due master da Bocconi e poi per come gestire l'azienda mi ha fatto la strategia e poi li mi ha vinti. Mi sono preso l'azienda è cresciuta, mi sono preso i taxi che prendevano tre volte il mio stipendio, però poi se ne è riuscita a vincere la mia. Niente più efficiente che lavorare efficientemente nella direzione sbagliata. Se tu hai il risultato chiaro, a volte sei costretto a cambiare strada. Questo bene. Ecco, c'è un altro tema che mi piaceva che tu spiegassi, che era relativo alle caratteristiche che deve avere un manager in un'azienda, sia di fornitura o no, diciamo, per avere successo. E tu hai un tuo modello di lavoro, sì. Che poi fa il resto, non sembra, dico, ma si fa un libro, quindi anche accademico, non è un amico, ha scritto anche un libro su queste cose. Vincere degli acquisti, che quindi è meglio che si comprino quindi gli acquisti. Insomma, mettiamo in difficoltà la signora. Sì, secondo me, se quella va alla macchina, insomma, come la pizza della pancia, sì, insomma. Ecco, è un modello di facciamo un semiserio, perché so che vincere degli acquisti è solo l'applicazione di questo sistema, certo. Di acquisti. Io ho scritto la parte che riguarda il sistema, il resto ho scritto responsabile a questi assati. E questo aveva scritto un libro, aveva subissato questo perché aveva scritto un libro sugli acquisti, Stefano Rizzo. Molto bravo, è venuto in Safiro e i risultati dopo qualche 6-7 mesi non c'erano, è costato più di prima tutte queste procedure. E allora, senti Stefano, cambiamo approccio. Dopo che ha fatto questi risultati, ho cominciato a arrivare, cioè definendo poi i miei risultati, perché è quello che serve per portarli a casa. Allora, Maurizio, riscrivo il libro, tu fammi la copia, un'altra lista, sto qui per gioco. Comunque. Una sintesi del tuo modello. Allora, questo modello va bene per i piani strategici, per risolvere i problemi, per quale nuovo problema, poi si definiscono i risultati. Dopodiché, passiamo subito al punto 3, ricerca delle soluzioni. Si cerca le soluzioni, è abbastanza banale, ovvio, non c'è niente di trascendentale. Valutazione delle soluzioni. Poi non ti chiedi, ma con queste soluzioni che ho scelto, che ho valutato, che ho scelto, i risultati che mi ero prefissato, li porto a casa? E lì ho due opzioni, tengo due per gettare la spugna. Getto la spugna e vedo i risultati, se la risposta è no. Oppure tengo due e cerco altre soluzioni. Se la risposta è sì, piano operativo, chi che cosa entro quando e si fanno le cose. Guardiamo le caratteristiche sempre qui. Tu mi chiedi che caratteristiche deve avere un manager. Dipendono dal momento, nessuno ha le... Cioè, in ogni punto ci sono caratteristiche diverse. Io adesso vediamo poi il commento. Nella parte di ricerca di definizione di obiettivi, è un po' come Berlusconi, sono trovi, un po'. Ecco, quindi coraggio, ambizione, visionare, coraggio, ambizione, gusto per la sfida, accettazione del rischio e dell'errore, fiducia in se stessi e nella squadra. Questo ti permette di sparare in alto. Poi, qui c'è la pubblicità Motorola, ancora quando cominciamo i telefonini. La conchiglia, il solo limite è quello della nostra mente. Avanti. È fondata la non accettazione passiva dei propri limiti, o meglio, sia la voglia e l'impegno di spostarli continuamente. Il limite, questa è una frase che con Simone Moro, qualcuno conosce Simone Moro, il famoso alpinista che serve. Facevamo spesso delle conferenze
del parallelo tra management e l'alpinismo, cosa c'era in comune tra le due discipline, visto che io le ho fatte un po' tutte e due e lui era il top del top, il migliore in questo momento in Italia di alpinismo. E lui diceva spesso che il limite molto spesso è qualcosa che noi ci poniamo per pigrizia, vale anche per il lavoro, per la condiscendenza verso le nostre debolezze e aggiungo anche e soprattutto per la paura di dover soffrire nel mettere in gioco tutte le energie di cui disponiamo. Nel lavoro siete provati qualche rischio in più, non è che rischi la vita come nell'alpinismo, eh. Si impegna un po' di più, saltare qualche weekend, va bene, ma un po' di rischio va preso ogni tanto, se le cose non girano come pensare qualche difficoltà in più, ti impegnerai un po' di più, quindi non è che rischi la vita, per cui dai, passa a fare tu. Bene. Ecco, Luciano Benetton, ecco, per quanto riguarda anche il rischio, una volta che ho avuto una con lui, ho criticato una cosa, sì, però lì avete sbagliato quella, lui mi dice, mi ha detto, guarda che per vincere le partite è necessario segnare più gol di quanti se ne prendono. Quindi anche se c'è qualche errore, fai il bilancio, fine, ma se, perché se hai sempre paura di sbagliare, non fai niente. Difficile fare qualcosa di ambizioso, di audace, se hai paura del troppo. L'importante è che la partita sia vinta, perché se su 5 mi sbagli 5 mi sta fermo. No, volevo sottolineare questo aspetto dell'errore, quindi non la ricerca fantomatica del colpevole, diciamo, continuo, ma quello, quando c'è un problema, chi ha sbagliato, chi è il colpevole, basta. Pensiamo alle soluzioni per il colpevole. Se questo ha sbagliato una volta la sa perdere, anche perché ha investito, come diceva Desidio, ha investito, l'azienda ha investito con i costi di quell'errore, e più bello che anche quello ha imparato, lo mani via, lo ti ringrazio per i motivi, fatto un investimento, tienilo. Mi ricordo che in uno ho soltanto 3-4 volte, siamo in Giappone, ma in uno dei viaggi che diciamo, avevo fatto, mi ricordo all'interno di un corso, uno ti diceva, dice, voi occidentali tenete sempre a dire colpa tua, no? E fai il gesto in questo modo, dice, ricordati che hai tre dita dalla tua parte e una che va lassù. E anche un napoletano simpatico che era venuto, dice, dottore, basta dire così, è colpa tua. E non so che c'era un consiglio, in giapponese non avevo in crisi totale, non sapeva assolutamente che era cacca rispondere. Quindi era un po' un aneddoto, che me lo ricordo sempre. Allora, boh, caratteristiche a questo punto. Stiamo parlando della gravità nella definizione del sogno, esatto. L'obiettivo del risultato da raggiungere. Poi c'è l'altra fase, quindi. C'è una fase di ricerca delle soluzioni. Lì le caratteristiche che servono sono diverse, se vai avanti così. Ecco, serve creatività, flessibilità mentale, ottimismo, umiltà, riconoscenza e poi chiedere. Questo, per quanto riguarda la creatività, poi ci si fa aiutare anche, io comincio ad aiutare sempre da lui, che funziona la testa. Avere idee, così organizzare i brainstorming, poi sembrano perdite di tempo, ma se io devo su un'idea ci lavoro per un anno, ma cosa costa? È stupido non dedicarci un giorno in più, non dico un'ora, un giorno in più, a esplorare ulteriori soluzioni. Questo per cui qui serve umiltà comunque fondamentalmente, anche la c'è scritta, poi chiedere. Ecco, mi piace sottolineare. Se hai l'idea giusta, insisti. Mi piace sottolineare una cosa, cioè tu mi hai insegnato due cose tra le tante. Una è quella che usavi proprio in Aprilia, quando abbiamo fatto la ruota dello Scarabeo, sì. Che apparentemente faceva killeraggio sulla ruota dell'SR, invece non è andata così, e essere killer di se stessi. E quindi appena hai un'idea devi averne un'altra per eliminare quella di prima. Lo slogan, la convinzione che avevamo, meglio che inventiamo noi i nostri prodotti che non la concorrenza. Che non è così facile. Beh, comunque negli anni lì, da 5 milioni è passato a 250, in 6 anni qua nel mercato è calato del 50%. I 50 concorrenti sono rimasti in 5. Quindi seconda cosa che mi ha insegnato, era una gara anche pista. Seconda cosa che mi ha insegnato, allora quando si fa la generazione delle idee, di brainstorming, che diceva con altre tecniche, insomma ce ne sono più di 250 tecniche sul mercato che vai a trovare anche in rete, e produci tante idee. E lui mi ha insegnato una cosa che ora ti dico, è che non è tanto la difficoltà di essere originali nel trovarle, che comunque è importante. Ma qual è l'errore che noi facciamo spesso? Che usiamo criteri vecchi di scelta delle idee nuove.
Quindi qual è il rischio? Che tu hai un pacco di idee molto interessanti, ma poi le valuti, no? Mi insegnavi tu, sì, con dei criteri tradizionali. Costi, zona di investimento, sì, ci sono anche quelli. Ma poi da capire se sono, siamo, quali sono i trend che ci sono sul mercato. Esatto. Tu stai seguendo i trend di colori, di moda, di abitudini dei consumatori. Quindi è fondamentale essere un po' creativi e si fa anche un brainstorming sugli elementi di valutazione. Esatto. Non solo sulla soluzione. Beh, se giudichi normalmente le più belle le scarpe. Esattamente così. L'approccio tradizionale. Faccio un esempio reale, insomma, nomi e cognomi, come dei gioielli, no? Tantissimi anni fa mi chiamarono per un'attività e nacque un gioiello particolare che è quello che poi promuove Totti con sua moglie, lei delle imprese, eccetera. Dopo 5 anni circa mi richiamarono, diciamo, la famiglia, dicendo, oh, facciamo una nuova attività creativa. E io imparo, no, andiamo a prendere le idee che erano venute fuori l'altra volta, che erano più di 500-600, di cui ne sono state realizzate 21 decine, e andiamo a analizzarle con criteri nuovi. Criteri nuovi qual era allora? Il meticciato, cioè l'uso che cominciava a entrare, no, delle culture diverse, l'interculturalità, i bracciali brasiliani, i materiali nuovi che si componevano, e quindi si è passati dall'argento e dall'oro a materiali meno nobili, quindi diciamo l'acciaio, disegnati da un designer prima di Pianegonda, e quindi si è completamente cambiato il prodotto, semplicemente cambiando il criterio di giudizio, che era quello che il trend, come ha detto lui, era quello del meticciato, che allora non stava neanche, diciamo, iniziando. Un esempio sulle valutazioni di questo, della briglia, che questo ci ha permesso, questa idea che non era di prodotto ma era di valutazione di idee, ci ha permesso di passare la briglia da 60 a 1000 miliardi, quindi un bel salto. Che era semplicemente questa, si realizzavano i prodotti sempre in modo razionale. Poi invece abbiamo analizzato, forse eravamo anche facilitati, siamo appassionati del settore, i successi degli ultimi 15 anni. Abbiamo visto che gli elementi non erano il prezzo, gli elementi classici, l'estetica, ma era se facevi o no sognare i nostri utenti. I nostri utenti erano i ragazzi da 14-18 anni. Quindi abbiamo avuto il successo passato con quest'ottica, che la moto non è un mezzo di trasporto, ma è un sogno. Abbiamo visto che le moto che avevano avuto successo negli ultimi 15 anni rappresentavano i sogni dei 15 anni, dei 14 anni, 16 anni, e che erano semplicemente, venivano dalle competizioni di moda. Se tu facevi un prodotto che imitava, ricordava le competizioni di moda in quel momento, una volta era Parigi, Dakar, una volta era Enduro, una volta il Cross, una volta le moto, oppure le Harley Davidson, sulle grosse cilindrate. Ecco, con questo non era tanto, che faceva sognare anche a imitare gli adulti per sentirsi più grandi, che andavano, ad esempio, con gli adulti che quando andavano le casse per le moto di americane, le moto le Harley Davidson, i ragazzini, se faceva una moto che sognava, ma no, è impossibile, si diceva no. È uno stupido, un motorino 50 centrate con un serbatoio, con i filtri, con le ruote grosse, che le armi sono fatte solo di motore. Tu non puoi fare la stessa, le abbiamo fatte tutte così. E ogni volta che facevi un prodotto 50-105, che era la rosa, no? Era la rosa, era il cast, ma poi la F1-50, i prodotti, lo scarabeo che rappresentava poi, i prodotti che ricordavano questi, o le competizioni o quello che andava di moda sulle vostre cilindrate, era un po' il proseguo. La concorrenza non lo capiva, perché realizzare razionalmente una cosa stupida, tipo uno scooter 50 fatto da moto da gran premio. Abbiamo fatto appunto il pareggio, è stato per dire 5.000, e abbiamo fatto 70.000 all'anno. Quindi sono successi solo con i progetti, ma è passato da 60 a 1.000 miliardi la gente. E ora voglio dire. E lì era, l'innovazione è stata sugli elementi di valutazione, cioè lavorare anche non sulla valutazione, non sull'idea di prodotto, anzi sulla emotività del prodotto. Ecco, qui tu hai questa, abbiamo una foto un po' particolare che a te piace, ce la spieghi? Ah sì, queste sono le pecore e le capre quando si cercano soluzioni. Il primo slogan era, il primo slogan era siamo uomini, siamo pecore o capre, però siccome qualcuno si offendeva allora, le capre, siccome sono... Ma poi uno sgarbi con capra, sarete a posto, sul le pecore
Lucano, dove non c'è niente, probabilmente le capre si sono ingegnate e hanno imparato ad andare a camminare, ad arrampicarsi sugli alberi, a mangiare le foglie di quegli alberi. E quindi lo slogan lasciamo prego lo capre, quando dicevo non c'è possibile trovare una soluzione, esiste sempre una soluzione, probabilmente non l'abbiamo ancora trovata. Altra frase che dicevo con Stanley, ma sentite, sono andati sulla Luna 50 anni fa, sono andati su Marte 2 anni fa, e non so, non sei capace di risolvere il tuo problema, vai, dai, forza. Bene. Credevo, quando lui me l'ha fatta vedere la prima volta, credevo fosse un fotomontaggio. No, ma poi in realtà sì, c'ero anche, l'ho trovata anche su tutti gli articoli, è vero, cioè si è fatto anche, credevo fosse un fotomontaggio. Photoshop invece davvero è il discorso che, insomma, la fame ti porta ad andare su questi alberi, quindi effettivamente è un po', insomma, in equilibrio, una questione davvero. È il Marocco. Potete andare esattamente, è un po' particolare, però diciamo, è una bella metafora. Passiamo all'altra riflessione sul modello. Valutazione e ricerca delle soluzioni, invece, se vai avanti. Noi parlavate di automazione di Industria 4.0, e io ce l'ho, prendo, vai. Prima lei aveva il nostro come si dice? Telecomando, non per batterie che sono scaricate, e quindi mi fa un dito automatico, torno indietro. Ecco, in quella fase lì di ricerca, no, di valutazione delle soluzioni, prima fase di creatività, poi bisogna valutarle, cioè anche ti metti a farle tutte, e lì sai obiettività, razionalità, ma comunque poi è più una caratteristica, una dote, onestà intellettuale, non tirare perché l'idea ti piace di più, ma c'è adesso il tipo, onesto intellettualmente. Ecco, quell'altro punto fondamentale è un po' di coraggio, perché se uno, che significa per non cadere nella paralisi d'analisi, cioè ho quattro idee, sono tutte buone, e devo analizzarle tutte e quattro, quindi ricerca di mercato, facciamo i prototipi di tutto, ma così si perde troppo tempo, quindi un po' di assumi un po' di responsabilità. E diciamo anche spesso non buttare la palla in tribuna, ci siete mai che su una cosa, tipo su una, quando c'è una qualche decisione, ma facciamo un'ulteriore analisi, prova, chiede altri fornitori, e poi, però si perde tempo, e uno dei costi più alti che c'è in azienda non è uno dei costi più alti, mi corre, il costo in assoluto più alto è il costo della non velocità o della lentezza. Devo lanciare un prodotto sul mercato, ritardo di 3 mesi, ritardo la stagione. Quanto è il costo di quella lentezza lì? Per cui le aziende devono essere veloci. Questa qui l'ho visitando, l'ho fotografato perché visitando l'editoriale, ho visto questa roba qui, allora questa me la porto. Era il motoscafo armato silurante, cioè della beffa di bucoli che sono andati a fondare la nave col maiale. Maiale è il motoscafo. Sì. E invece poi l'emozione, la scritta qui fuori editoriale, c'è l'illuminamento deve sempre, un po' di coraggio ci vuole in azienda, perché uno pensa di prendere qualunque decisione con l'assoluta certezza, non prende mai nessuna decisione. Ultimo punto del modello e poi due domande. Questa qui è la parte un po' innovativa, se volete, del modello, perché non c'è tanto in bibliografia, che ho queste soluzioni, ma con queste soluzioni vinco il campionato del mondo? Dico, pure raggiungo il fatturato, non so che obiettivi ha l'altro di 300 milioni tra 5 anni, non so quelli che sono gli obiettivi che avete, ma con quello che stiamo facendo, con quello che abbiamo pianificato, con quello che abbiamo in mente, mi porta a casa questi risultati? Ecco, se normalmente al primo giro la risposta è no, quasi sempre. Se uno si accontenta, la risposta è sempre sì, però per le aziende tipo l'Alfa, per quello che ho potuto vedere, credo che un primo giro, se si ha obiettivi abbastanza ambiziosi, magari fa un altro giro per pensare, vediamo se da qualche idea è un po' più efficace. Allora, lì uno ha due opzioni se la risposta no. Tengo duro, c'è qualche soluzione, faccio un altro giro, sempre stando attenti a non cadere nel velleitarismo, perché se non continua a analizzare, non chiude mai, e questo poi potrà arrivare un po' a buon compromesso. Oppure l'altra azione, l'altra soluzione, l'altra possibilità è getto la spugna e rivedo i risultati, invece che 300 sono 200 in 4 anni. Questo è. Non c'è la terza opzione, se gira, abbiamo fatto del nostro meglio.
Ecco, questa terza opzione non è un'opzione che le aziende che ho gestito accettavano molto facilmente. Avanti, avanti. C'è un altro punto? Ecco, non c'è questa terza opzione. Andiamo adesso poi all'ultima parte, nelle caratteristiche che servono in questo frangente, è volontà, tenacia, determinazione, spirito di sacrificio, che è un po' anche il titolo di questa, se giri un'altra, che è un po' il titolo di quella la frase che del nostro intervento che mi ha scritto nell'agenda, che quando ho scalato Vascaran a 5.500 metri c'era un rifugio dedicato a un alpinista, Battistino Canali, che è morto o caduto su quella scalata lì. E che c'era sta scritta scolpita in legno sul rifugio, che mi ha colpito. E quindi l'ho fotografata ed è, mi ha colpito molto, mi ha colpito molto perché è semplice ma anche molto, molto efficace. Ogni uomo è sotto mila da raggiungere, ma non arrivi in vetta se comincia a camminare in salita. Non pensiamo che risultati ambiziosi si facciano in discesa, questo c'è da darsi da fare. Allora, avrei ancora due o tre domande per stare nei tempi. Allora, una un po' cattivella, cioè nel senso il rapporto con gli imprenditori, col titolare dell'azienda che tu hai avuto, quindi l'ingombranza o meno, una tua risposta in questa situazione, se vuole di farla. Sì, io ho gestito aziende sempre con imprenditori. Devo dire che preferisco l'imprenditore anche a qualche manager allocato, quindi, però in genere con gli imprenditori. Ho avuto anche delle difficoltà perché quando... E allora mi sono fatto aiuto da un psicologo. Adesso, cioè, non dico il nome dell'azienda, ma ho detto, io sono nato lui, è uno dei due. E io non capisco perché dammi qualche consiglio su come non ci... Allora ho fatto le domande, ti faccio una metafora. L'azienda è un vaso di vetro, ci sono due grossi sassi, del diametro ci stanno dentro, è un vaso di vetro non molto alto, alto quanto è largo, perché c'è questi due sassi, dentro, intero, ce ne sta solo uno, e questo è ovvio, è l'imprenditore, visto che l'ha fatta lui e sua l'azienda. Per cui se tu vuoi stare in questo vaso, devi romperti. Devi sbriciolarti e andare a riempire tutti i vuoti. Allora c'è spazio anche per il secondo sasso. Se vuoi entrare dentro anche te è uguale, non c'è. E quindi sai per questo dopo ci prendi. Perché no, nel senso che sì, per portare i risultati, comunque siccome i risultati è la prima cosa, ti rompevi un po' in tutti i sensi e ti andavi a riempire tutti i vuoti, cercavi di riempire dove, ecco, questo è un po', però i risultati poi venivano così, certo. creavi un tutt'uno, no? Due cose che litigavano, uno aveva un ruolo, ci sono certi ruoli, poi ogni tanto c'è anche qualche braccio di ferro, però non sono proprio convinto che sia, poi l'altra cosa che c'è da fare con gli imprenditori, che ho avuto troppi capi, la stessa roba questa, è che se tu non puoi, quando ci sono qualche diversità di opinione, dire usare l'intuizione o andare a sensazione. Perché se devo andare a sensazione, dice l'imprenditore, dice quello di livello più alto, perché tanto il rischio è uguale, per cui se tanto non sai dimostrare il tema, tu ci credi, io ci credo, beh scusa, vinco io visto che l'azienda è mia, ma è anche giusto questo, è correttissimo dal punto di vista anche etico questo. Allora il manager deve avere la capacità di trasformare tutto da un punto di vista razionale, se riesce a giustificare in modo razionalmente allora può anche pestare un po' i piedi, se non riesce, perché devi avere ragione te e non ha ragione lui, se andate un po' di pancia così. E quindi questo mi ha permesso di andare sempre abbastanza d'accordo con l'imprenditore. Quindi è un equilibrio insomma, che va tenuto correttamente. Quando 4 anni fa ho dato le dimissioni da Safilo, perché per ragioni non avevo un po' di problemi personali, ho dato le dimissioni, la sera stessa che ho dato le dimissioni, probabilmente qualcuno ha fatto la spia, mi ha chiamato, tutti gli imprenditori che ho già lavorato mi ha chiamato, e ho lavorato due giorni a settimana, un po' per tutti, invece prendere un po' di vacanza, lavorato di prima. Perché se
cioè, per cui anche se hai conflitti, ma se tu sei corretto, onesto, certo, alla fine ti apprezzano lo stesso. Ho tempo per due domande, maestro? Abbiamo 4 minuti. 4 minuti. Allora, una era sulle difficoltà interne che tu hai trovato mediamente nelle aziende in cui hai lavorato. Quelle esogene esterne sono... Le esogene esterne praticamente non ci sono, poi se ci hanno gli altri ci pensano anche noi. Scusa. Ecco, questo... Mentre quelle interne... Ecco, quando le aziende crescono e si lavora con questo sistema per risultati, tanti dirigenti rifiutano questo sistema, rifiutano questo sistema, e spiego le ragioni perché lo rifiutano. Se tu usi il capo, dice fai così, allora dobbiamo fare questa cosa così, tu devi, il collaboratore deve solo farla bene, ed è bravo e viene giudicato bene se la fa bene, il risultato che viene bene nel capo. Se invece il capo, questo è il risultato che dobbiamo portare, io penso che si possa fare così. Beh, insomma, se corsiamo i collaboratori in gamba sotto, probabilmente sì, ma perché se facessimo cosa, arrivano con le loro proposte, che molto spesso, quel caso qua si parla per tutto, molto spesso, quasi sempre, sono meglio dell'idea del capo. Oltretutto poi, se il collaboratore, anche se l'idea è più o meno come la tua, ma gli fai fare come vuole, lui ci mette anche più del suo, poi che se c'è qualcosa che non va, si legge l'idea del capo, mi ha detto lui, fine. Ecco. E quindi questo, però, qual è il problema? Che così il capo può essere messo in discussione. Se il capo, se le aziende non valutano le persone sui risultati, ma li valutano su competenze, perché dalla scuola ti valutano sulle competenze che hai e non li invalidi sui risultati che uno porta, ecco che il capo che si fa aiutare da un collaboratore è un capo che non è all'altezza. Come fai? Ve l'ha detto anche a me, ma fai a vedere perché come si può fare questa cosa con tutto quello che prende. E se fra lei dimmi come si deve fare. Ecco, quindi bisogna cambiare un po'. Questa è la difficoltà più grossa che ho trovato, cambiare per i risultati, perché i capi poi se non si adattano, se non diventano un po' smart nel lavorare, anche nel definire i risultati e condividere anche i successi con i collaboratori, hanno paura di perdere il posto, ma poi c'è la successiva, se c'è il solito collaboratore che è sempre bravo, che propone sempre le idee, alla fine a qualcuno può venire il dubbio che sia lui da mettere al posto del capo. Però se un capo, mettiamoci in una situazione di questo tipo, è una persona che garantisce sempre i risultati, a me va bene anche stupido se mi garantisce sempre i risultati, ambizioso o più o meno ambizioso. Ecco, però bisogna imparare a giudicare tutti sui risultati, se si vincono le partite, non se non gioca bene a fare dei passaggi e basta. E a quel punto le cose... Questa è la difficoltà più grossa che trovo. Okay. Qualche volta, quasi sempre ci sono riuscito, ogni tanto ho avuto qualche difficoltà. Allora, l'ultima domanda, che è un po' anche personale. Diciamo, nella mia carriera, come dicevo, ho tre grossi amici e tre personaggi da cui imparo molto. Uno è lui, uno è Nadis Cazzabria, titolare della Forcita, non lontanissimo da qua, settore aeronautico, eccetera. E il terzo è Mario Cocchini, ex amministratore delegato del gruppo Angelini, poi Iceberg e oggi di una grande azienda, diciamo cartotecnica. Sono tre personaggi che hanno, appunto con lui, una caratteristica particolare. Allora, mentre di solito ognuno di noi ha più prevalenza di emisfero destro o di emisfero sinistro, quindi emisfero destro, parte creativa, emisfero, anche se poi è una teoria che va rivisitata, comunque diciamo la parte creativa, l'emisfero sinistro, la parte convergente, problem solving, diciamo razionale, e quindi ognuno ha una sua, diciamo, preponderanza. E questi personaggi, tra cui lui, hanno, secondo me, un perfetto equilibrio, quindi sono spaccamaroni, per mettere in termini, nella metodologia, quello in basso. Molto bravo, quindi nella determinazione, ma sempre disponibili al perché no, cioè c'è l'idea nuova, perché no, proviamo, che è rarissimo. Un altro personaggio era anche Alberto Garga, non so, ma che dice sempre perché no, proviamo. Ecco, la mia domanda è: come riesci a, perché è difficile, io sono più destro, nel senso un po' più cassinista, insomma, non si vede anche nella alimentazione, ma tornando a noi, come riesci a equilibrare le due parti, la razionale e la disponibilità invece alla creatività? Sì,
dirlo alla mamma che non fa. Dobbiamo invitarla. Ma questa è una battuta. Direi che per certi ruoli di comando non è importante avere queste caratteristiche. Come aveva definito Giorgio Bresca, un creativo forzato alla razionalità, nel senso che poi le idee, come avete visto prima, ci sono mille tecniche per avere tante, e poi essere tanto creative, più importante essere aperti mentalmente, questa è una cosa che hanno tutti se vogliono. È più importante per i ruoli di comando essere un po', certo ambiziosi, sognatori, certo trascinatori, però essere razionali e avere capacità di analisi, perché è più importante, a volte è molto difficile valutare le idee, prendere delle decisioni, e bisogna prendere in modo anche, non lì a caso di pancia, ma bisogna analizzare i pro e i contro di tutti, bisogna fare delle griglie di valutazione. La capacità di un manager deve essere quella di, visto che ci sono mille tecniche, brainstorming anche interni, torneati di persone creative, ci sono mille modi di avere le idee, l'importante è scegliere quelle giuste e anche velocemente. Come diceva Franco Malenotti, non so se qualcuno conosce il... era un mio collaboratore da prima, poi ha acquistato la Bestaff, come azienda, diceva, lui è un designer come di estrazione, diceva, è molto più difficile. Senti, leggila che non mi ricordo più. No, l'hai già detto, era quello della la valutazione delle idee, la genialità nella valutazione delle idee. Che serve più genialità nel valutare, a volte serve più genialità nel valutare le idee che nella mente. Questo è vero. Allora signori, ringraziamo sua madre. Grazie Maurizio. Adesso invece avremo un intervento di Katie Maturino che ci parlerà di saper fare e far sapere. Non è proprio scontato. Grazie.